Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, sono tornato in Abruzzo per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la mia famiglia. Oggi vorrei con voi affrontare un tema legato alla bellissima storia di Fausto Desalu, il centometrista, il velocista protagonista di questa vittoria incredibile della staffetta 4%. La storia è perfetta, una storia che tutti i giornalisti vorrebbero raccontare, che tutti i cronisti vorrebbero celebrare. Forse la storia perfetta anche che tutti gli sportivi vorrebbero vivere, e forse è la storia che tutti anche gli immigrati vorrebbero vivere. Ma questa storia contiene una narrazione sotterranea, a mio avviso pericolosa. Mi spiego. Fausto è un ragazzo incredibile, perché questa vittoria contiene, come tutte le vittorie ovviamente, sacrifici, contiene forza di volontà, ma io direi non solo questa vittoria, questo tipo di prestazione, questo tipo di performance. Arrivare ad una finale, arrivare alle Olimpiadi, racconta di una forza di volontà, di una tenacia fuori dal comune. Dunque, il punto di partenza è che siamo di fronte ad atleti incredibili, eccezionali, perché arrivare alle Olimpiadi è veramente un evento fuori dall'ordinario. Bisogna essere sportivi, chiaramente con la S maiuscola. E per essere sportivi con la S maiuscola bisogna essere dotati di tenacia, capacità ovviamente, doti fisiche naturali, ma poi intellettive, morali, tutta una serie di qualità eccezionali. Bene, ma la storia di Fausto non è soltanto la storia di un ragazzo con tenacia, con forza di volontà, doti di forza fisica, di capacità atletica, è anche la storia di un ragazzo figlio di due immigrati nigeriani che hanno cercato fortuna in Italia. E sua mamma è rimasta con lui tutta la vita, lo è ancora adesso con lui, invece il papà ha deciso di poi abbandonarli. Dunque la storia di un ragazzo che è cresciuto da una mamma immigrata perfetta in questo, grande lavoratrice. Faccio la badante, dichiara in questi giorni, ma ho lavorato anche in una fabbrica di formaggi, in un mattatoio, e ho lavorato in una casa di riposo. I soldi erano pochi e lui ha sempre capito. E poi, come sta bene mio figlio con la divisa della Guardia di Finanza? E poi la più grande soddisfazione, risponde, è il diploma. Quando torna a casa gli farò una torta. È una storia bellissima, bellissima, semplicità, semplicità. Il ragazzo figlio di immigrati che si diploma, figlio di immigrati con una mamma operaia, con il papà che se ne va via e che si diploma e che non si perde in tante altre strade, come potrebbero perdersi tanti altri italiani, tanti altri immigrati. Il ragazzo poi diventa, no, più che mai, è un emblema di questa nuova Italia, anche multietnica, che nel mondo olimpico vediamo, che poi nella nostra realtà non sempre percepiamo, capiamo, che spesso le istituzioni non comprendono, ma che invece esiste nel mondo sportivo ed esiste anche a scuola. Ma su questo tema dedicherò poi un video a parte. Qual è il rischio di questa narrazione? Il rischio che sia troppo bella e che la realtà non è così, ma non è così per la maggior parte dei ragazzi italiani, che magari rimangono soli con la mamma, solo con il papà. Non è la storia della maggior parte dei ragazzi stranieri, immigrati, non è la storia normale, è una storia straordinaria, è perfetto ed è bello, per quello la raccontiamo, per quello ci siamo emozionati, ma il rischio è che si vengano a creare poi degli stereotipi, cioè Fausto Desalu è l'immigrato buono, è il figlio degli immigrati buoni, li vorremmo tutti così, non è possibile.
come gli italiani, i francesi, i tedeschi non sono tutti così, così non lo saranno e non lo sono tutti i nigeriani, i marocchini, gli albanesi nelle loro terre, così non lo sono gli immigrati quando vanno in un'altra terra, un italiano che va negli Stati Uniti, un francese, lo so, che va in Brasile, un brasiliano che va, non lo so, dite voi, in Canada, o il marocchino che è in Italia, l'albanese che arriva in Italia, o l'italiano che è andato in Australia. Non è che tutti gli immigrati portano con sé questa storia, o storie così belle, vincenti, fatte di rispetto, fatte di sacrificio, e dunque c'è il rischio di creare o accentuare, perché li abbiamo già creati questi stereotipi, gli stereotipi del buono e del cattivo. Allora, Fausto De Salu è l'immigrato buono, quello che noi vorremmo. È un ragazzo eccezionale. È un ragazzo eccezionale e dobbiamo fare tutto affinché tutti i ragazzi possano dare il meglio, ma nell'atletica, nella matematica, nelle arti bianche, nel karate, nella biologia o appunto nell'informatica o nella falegnameria. La cosa su cui dobbiamo lavorare è cercare di costruire nelle scuole, nelle società, nei quartieri, dei luoghi per potersi esprimere nel modo migliore, poter crescere nel modo migliore, per far sì che queste storie, che rimarranno per sempre straordinarie, si possano un po' di più avvicinare alle storie comuni. Allora, dalla scuola che funziona bene, dalla sanità che scuola che funziona bene, dalla cittadinanza estesa, dallo sport, dalle palestre, dalla attività sportiva fatta a scuola, da tutte queste piccole grandi cose, dai parchi, dalla musica, noi possiamo ripartire per costruire della cittadinanza autenticamente di qualità, perché la qualità non è vincere una medaglia d'oro, ok? La qualità è vivere insieme con dignità, nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci. Così noi possiamo uscire poi dal manicheismo buoni e cattivi, immigrati buoni, immigrati cattivi, italiani buoni, italiani cattivi, cercando appunto di assottigliare un po' la differenza tra i pochi che ce la fanno e i molti che non ce la fanno. E quindi dobbiamo stringere un po' questa forbice. Dunque la storia di Fausto è una storia bellissima, è la storia dell'immigrato che tutti vorrebbero perché ti porta la medaglia, la madre di Fausto è la madre fantastica, lo cresce dei sani valori, è chiaro, ma sono delle eccezionalità. E molti immigrati subiscono nelle fabbriche, come gli italiani, condizioni di lavoro durissime, vengono mal pagati e spesso i loro figli non reagiscono dunque con impegno, con forza, con maggiore ancora senso del dovere, ma si perdono, non si diplomano, non vanno a scuola, come succede, ripeto, a tutti, a prescindere dall'essere italiani, marocchini, albanesi, francesi o meno. Dunque queste storie devono essere uno stimolo per poter costruire dei passaggi proprio di democrazia superiore. E poi ci perdiamo ovviamente in queste storie fantastiche, sogniamo in queste storie fantastiche, però fare una vita come quella che conduce la mamma di Fausto spesso ti porta a tristezza, a desolazione. Bisogna ammettere e le cose come stanno, vederle, i videopoker, le slot machine, i bar. Spesso prendono per il collo la vita di tanti lavoratori poveri, dimoratori, operai, badanti, ma anche pensionati, al di là, ripeto, di appartenenze etniche e culturali, che vanno in questi posti a giocarsi i loro soldi, i loro risparmi, sperando in una vita migliore. La mamma di Fausto è una mamma eccezionale. Noi dobbiamo prendere questo esempio, no? Guardarlo, però poi renderci conto che nella realtà, no, queste vite povere conducono chiaramente a molte altre forme di miseria. Allora bisogna ridurre questa forbice. Poi questa storia speriamo che contagi, che sia contagiosa. Però rendiamoci conto che dobbiamo costruire più che mai una democrazia fatta di servizi, di diritti, di doveri, di maggior dignità. Dove c'è maggior dignità del lavoro, innanzitutto, nella scuola, nell'università, è possibile che storie come queste fioriscano. Ma storie come queste, cioè di ragazzi che si diplomino e che facciano sport, non che vincano la medaglia d'oro. Quello è l'eccezione, poi di un centesimo. No, Fausto è stato un grandissimo già perché faceva sport atletica quando aveva 12, 13, 14 anni per le gare che vinceva chiaramente in Lombardia, in Italia o in Europa da giovane o per le gare che non vinceva. Era già una storia bellissima. Ma
perché c'era dietro convinzione, voglia di farli, devo far di tutto affinché ai ragazzi e ragazze vengano costruite delle condizioni per poter vivere il più possibile una vita degna di essere vissuta.